È inverno in Corea, questo è un buon modo per scaldarsi. Ah, mi tocca sgobbare anche a me. Alla fine è come preparare la pasta. Sono la stessa cosa. Ah, wow, che buon profumo. È buonissimo, dovete assolutamente provarlo. Wow. Buonissimo. Ciao a tutti, sono Alice da My Culture Is e oggi prepareremo una zuppa di noodle artigianali con la nostra insegnante. Buongiorno, sono Mia. Oh, bravissima. Thank you. 오늘은 칼국수를 만들어 볼 거예요. 칼국수는 한국에서 되게 추운 날씨에 주로 먹는 음식인데요. Questa zuppa di noodles artigianali di solito in Corea si mangia quando il clima diventa veramente freddo. Allora adesso vedremo gli ingredienti che ci serviranno. 먼저 일반 소금. Prima di tutto sale da cucina. 붉은 소금. Sale da cucina grosso. 후추. Pepe. 그 다음에 참치액. Colatura di alici. 간장. Salsa di soia. 다진 마늘. Aglio tritato. 그 다음에 맛술. E vino da cucina bianco. 물이랑 acqua, 중력분, farina, 그다음에 바지락, vongole, 대파, porro, 애호아, zucchini, 당근, carote. Come potete notare qui le carote sono abbastanza grandi, quindi anziché usarne solo una potete usarne due o tre a seconda di come piace di più. 그다음에 간장, patate, 양파까지 e cipolla. Ne, 그럼 이제 본격적으로 요리를 시작해 볼 건데요. 제일 먼저 바지락을 해감시켜 주면 돼요. Adesso inizieremo a cucinare la nostra ricetta e inizieremo dalle vongole. Inizieremo lavando le vongole e mi raccomando fate attenzione a non schiacciarle ma a mischiarle gentilmente. Lasciate le vongole a mollo nell'acqua e aggiungete 2 cucchiai di sale da cucina grosso. Dopodiché avvolgetele con un sacchetto di plastica nero oppure con la carta d'alluminio da forno. Accertatevi di farlo almeno un'ora prima di preparare tutto il resto e lasciateli in un posto oscuro. 그 다음에는 반죽을 만들어 볼 건데요. 먼저 중력분이랑 일반 소금을 체에 걸러줄 거예요. Ora prepareremo i noodles artigianali e inizieremo setacciando la farina. E aggiungendo il sale. Poi 물을 넣고 젓가락으로 먼저 섞어줄 거예요. Dopodiché aggiungiamo l'acqua e mischiamo con delle forchette. In questo caso potete usare anche una forchetta o qualsiasi cosa sia adatta a mischiare della farina. Una volta che avete impastato abbastanza con le forchette potete iniziare a impastare con le mani, ma non c'è bisogno di impastarlo per troppo tempo. 완성된 반죽은 맵을 씌워가지고 30분 정도 숙성을 시켜주면 돼요. Una volta che avete finito di impastare, avvolgetelo nel cellophane e lasciate riposare per 30 minuti. 이제 야채들을 썰어줄 건데요. 간장은 네모나게 썰어줄 거고요. 양파랑 당근이랑 애호박은 얇게 채 썰어줄 거예요. Adesso taglieremo le verdure. E le patate verranno tagliate a cubetti, invece la cipolla, le carote e le zucchine verranno tagliate a fettine sottili. Tagliate a cubetti abbastanza grandi della dimensione di circa un boccone. Nel caso usiate carote più piccole potete anche usare una grattugia per creare delle carote alla julienne. Usate lo stesso procedimento con le zucchine e anche in questo caso, se viene più comodo, potete usare una grattugia. 마지막으로 대파를 썰어줄 거예요. E infine tagliamo il porro. Pan
반죽의 숙성이 끝났으면 얘를 이제 밀어서 썰어줄 거예요. Una volta che l'impasto è pronto e riposato abbastanza è ora di stenderlo. Prima di tutto mettiamo un po' di farina sul piano dove stenderemo la pasta in modo che non si attacchi e anche sulle mani. Prima stendiamo leggermente solo con le mani. 앨리스가 이탈리아에서 면 많이 만들어 봤다고 하지 않았어요? 네, 맞아요. 저도 잘해요. 진짜요? 네. 앨리스가 한번 해볼래요? 오케이. 아, mi tocca. Sgobbare anche a me. Alla fine è come preparare la pasta. Sono la stessa cosa. Quindi bisogna renderlo molto molto sottile perché una volta che lo metteremo nell'acqua a bollire diventerà molto spesso. Un po' come la pasta, anche quando stendiamo la pasta bisogna renderla molto sottile, se no diventa veramente troppo spessa una volta che la mettiamo a bollire. 두께가 요 정도가 되면 이제 그만 해주셔도 되세요. Quando arriviamo a questo spessore possiamo anche fermarci. 그 다음에 밀가루를 넉넉히 뿌린 다음에 한번 접어주고 copriamo con la farina e piegiamo a metà. 그거를 계속 반복해주세요. E ripetiamo anche un'altra volta. Una volta finché non riusciamo più a piegarlo. 다음에 칼로 잘라줄 거예요. 두께는 본인이 원하는 만큼 조절해서 잘라주세요. Dopodiché prendiamo un coltello ben affilato, lo copriamo di farina e tagliamo i noodles a preferenza. Dopodiché apriamo un pochino i noodles in modo che non si appiccichino tra di loro. 아, 근데 선생님, 네. 칼국수 왜 칼국수로 그래요? 저희가 방금 면을 이렇게 만들어서 칼로 툭툭툭 썰었잖아요. 아~ 칼로 썰어서 칼국수라고 불러요. 아, 오케이, 오케이. 칼국수 è il nome coreano di questa zuppa e si chiama 칼국수 perché 칼 vuol dire coltello. E ovviamente, come avete visto, i noodles li tagliamo col coltello. Ora che le vongole sono pronte, dato che è passata un'ora, possiamo iniziare a preparare la zuppa. 해감이 끝나면은 물에 한번 다시 씻어줄 건데 이번에는 빡빡 세게 씻어주시면 되세요. Una volta che le vongole sono rimaste a bollo abbastanza tempo, le sciacquiamo di nuovo, ma questa volta applichiamo abbastanza forza per pulirle per bene. Mettiamo le vongole nella pentola e aggiungiamo l'acqua. Aggiungiamo anche il vino da cucina e il pepe. Mettiamo a bollire a fuoco alto. Una volta che inizia a bollire noterete che si forma una schiuma e cercate di rimuoverla e buttatela via. Una volta che le vongole si aprono e l'acqua inizia a bollire aggiungete le patate. 감자가 익으면 이제 면을 넣어줄 건데요. 면은 물에 살짝 헹궈서 넣어줄 거예요. Una volta che le patate sono pronte dobbiamo sciacquare i noodles e poi li metteremo insieme alla zuppa. Mi raccomando, sciacquateli con acqua fredda e fate molta attenzione a non distruggerli mentre li lavate. Ora mettiamo i noodles nella zuppa. Mi raccomando, sempre con attenzione in modo che non si distruggano. Nel caso servisse, aiutatevi anche con delle bacchette o una forchetta per separarli. E dato che sono abbastanza spessi, dobbiamo aspettare tra i 5 e i 10 minuti in modo che siano pronti. Una volta che i noodles sono cotti, aggiungiamo tutte le verdure. Dopo un po' aggiungiamo anche l'aglio tritato e mischiamo per bene. E infine aggiungiamo la colatura di alici e la salsa di soia. Infine, quando la zuppa è quasi pronta, aggiungiamo il burro. Ora che è pronto, finalmente possiamo mangiare. Ovviamente con accompagnamento di kimchi perché siamo in Corea. Non vedo l'ora di provarlo. L'ho sempre visto mangiare agli altri, ma non ho mai avuto l'occasione di provarlo. Soprattutto dei noodles artigianali. Oh, wow! Oh, lo sciumo ma ci scuro! È buonissimo, dovete assolutamente provarlo.
E se avete l'occasione, provate a mangiarlo col kimchi. Oh, ma già, è molto Man약에 이런 해산물이나 조개류 같은 걸 못 드시는 분들은 이거 대신에 치킨이나 아니면 소고기나 돼지고기 같은 거 넣어주셔도 되세요. Se c'è qualcuno che non può mangiare le vongole oppure qualsiasi altra cosa che arrivi dal mare, si può sostituire con altre carni come ad esempio il pollo. Mia mamma ne sarà felice perché a lei le vongole proprio non piacciono. Hanno proprio ragione a mangiarlo d'inverno perché ti fa sentire veramente più caldo. È un brodo molto denso, quindi aiuta tantissimo a scaldarsi e a sentirsi subito pieni. Buonissimo! 오늘 수업은 여기까지입니다. 다들 시청해주셔서 감사합니다. 재료가 있다면 다들 집에서 꼭 한번 만들어 보세요. E qui finisce la nostra ricetta. Grazie mille per aver guardato il video finora. Se trovate tutti gli ingredienti e provate a replicare la ricetta, commentate nei commenti sotto. E mi raccomando, mettete un mi piace e seguiteci. E ci vediamo la prossima volta.